Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere intervenuti a questa Primavera delle Idee. Oggi abbiamo tre ospiti importanti, innanzitutto il Vice Ministro delle Infrastrutture, Teresa Bellanova. Teresa non è soltanto il Vice Ministro delle Infrastrutture, è già stata Ministro dell'Agricoltura, è stata Sottosegretaria al Lavoro, è stata Vice Ministro dello Sviluppo Economico. Teresa è soprattutto una donna del Mezzogiorno, una donna speciale. È una donna del Mezzogiorno che interpreta la politica come servizio e lo ha dimostrato, la sua storia lo dimostra. Teresa è una di quelle donne che piace non soltanto agli addetti ai lavori, agli amministratori, ma piace alla gente perché dice le cose per come stanno. E poi c'è Luigi Famiglietti, che è un Buonasera. ex parlamentare che si è impegnato da parlamentare sullo sviluppo della Napoli-Bari e si soffermerà soprattutto su quest'opera infrastrutturale strategica per il Mezzogiorno. E poi c'è Alessandro Di Rucco, il presidente dei Giovani Industriali di Napoli, un ragazzo brillante, un imprenditore brillante, che ci parlerà di quello che è forse il punto di vista più importante, perché la politica riesce a creare sviluppo, riesce a creare economia attraverso le imprese sane del nostro territorio. Quindi chi meglio di Alessandro, che rappresenta i giovani imprenditori di Napoli, che è la capitale del Mezzogiorno. La sfida del Recovery Fund per tutti quanti noi, imprenditori, politici, cittadini, è un vero e proprio banco di prova. Noi stiamo vivendo un momento particolare. Uscire da questa pandemia non sarà come accendere la luce. Uscire da questa pandemia ci vorrà uno sforzo straordinario, ci vorrà del tempo e il Recovery Fund rappresenta una straordinaria opportunità. Credo che il Mezzogiorno non avrà nei prossimi 30 anni, forse nei prossimi 50 anni, un'opportunità come questa. E sta a noi coglierla. Se riusciremo ad investire i soldi che ci vengono affidati in infrastrutture idrauliche, in infrastrutture tecnologiche, in lavoro, in infrastrutture stradali, in infrastrutture ferroviarie, allora sicuramente noi riusciremo a rilanciare il Mezzogiorno. Se commetteremo lo stesso errore invece che è stato commesso negli anni Ottanta, quando abbiamo utilizzato i fondi post-terremoto, in cui purtroppo i nostri padri hanno investito prevalentemente in assistenzialismo, che si è trasformato poi, ahimè, soprattutto nel Mezzogiorno, in clientelismo, e allora probabilmente avremo qualche anno di ricchezza e poi i nostri figli pagheranno l'ennesimo prezzo troppo alto. Quindi credo che noi non dobbiamo soltanto spendere tanti soldi, ma dobbiamo soprattutto spenderli bene. Da sindaco di una città come Ercolano, una città di quasi 55.000 abitanti, ma anche da padre di due figli del Mezzogiorno, io sono molto preoccupato. Perché se posso offrire un contributo alla discussione, poi Teresa, Luigi, Alessandro sapranno approfondire meglio di me. Io penso che il problema però non siano quanti soldi avremo a disposizione, soprattutto nel sud. Anzi, temo che il dibattito politico si stia concentrando troppo sui soldi che avremo a disposizione. Io temo che nel mezzogiorno, a causa delle difficoltà che vivono le pubbliche amministrazioni, penso alla provincia di Napoli, la provincia più urbanizzata al mondo, città di Portici, di San Giorgio a Cremano, hanno un indice demografico di quasi 10.000 abitanti per chilometro quadro. Lì dove ci sono queste difficoltà urbanistiche e queste difficoltà legate alla pubblica amministrazione, io dubito che entro il 2026 noi riusciremo a spendere una cifra che è di circa 200 milioni di euro al giorno. Io basta leggere il giornale per renderci conto che in Italia un'opera pubblica ha una durata media dalla progettazione alla consegna delle chiavi di circa 4 anni e mezzo. Immaginate che significa nelle nostre città così urbanizzate realizzare una grande infrastruttura idraulica, una grande infrastruttura ferroviaria, una grande infrastruttura stradale. E allora penso che, e come ANCI, sono vicepresidente dell'ANCI, noi stiamo anche accelerando su questa proposta. Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio di dire che non siamo in grado entro il 2026 di spendere questi soldi e dobbiamo avere il coraggio di dire che c'è bisogno di una norma speciale per poter trasformare questi progetti in opere. C'è bisogno di una norma speciale che possa snellire le procedure e non dobbiamo nasconderci dietro la paura della corruzione.
Non possiamo pensare che le opere, le grandi opportunità che il Recovery Fund ci pone davanti, non le cogliamo perché abbiamo paura dei farabutti, abbiamo paura dei ladri. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che siamo una classe dirigente seria, dobbiamo avere il coraggio di dire che siamo persone per bene, e se ci sta un corrotto o un corruttore abbiamo il coraggio di denunciarlo. E non ci andiamo a cena la sera per raccogliere un favore e poi la mattina urliamo contro la corruzione. Se c'è un farabutto lo denunciamo, però dobbiamo cercare di snellire le procedure, altrimenti la mia paura è che in determinate parti del paese, in particolare nel Mezzogiorno, noi entro il 2026 questa opportunità non riusciremo a coglierla. E che succede? Lo dico da padre, non soltanto da sindaco, che il divario tra nord e sud aumenterà ancora di più. E se aumenta il divario tra nord e sud, chi ci perde è l'Italia, perché l'Italia è il luogo d'Europa in cui il divario tra il nord del paese e il sud del paese è troppo, è il più ampio in assoluto. Vi faccio un esempio che mi sta a cuore e poi lascio la parola a Teresa. Il bonus 110% vale 18 miliardi di euro. È un'iniziativa straordinaria che dà la possibilità di riqualificare il nostro tessuto sociale. Bene, di quanto è stato utilizzato adesso, l'80% è stato utilizzato in Emilia-Romagna, in Veneto e Lombardia. E per tutti i problemi che noi abbiamo urbanistici, nel Mezzogiorno soltanto l'8% di questi 18 miliardi potrà essere utilizzato. Ecco, è un peccato che soltanto l'8%, con uno sforzo straordinario si potrà arrivare al 10%, potrà essere utilizzato al sud, mentre il 90% nel resto del paese. Di questi 18 miliardi che rappresentano anche la nostra economia, non faranno altro che contribuire ad aumentare il divario. Perché? Perché noi abbiamo una realtà che è stata urbanizzata con metodi purtroppo non sempre lineari. E allora, se non abbiamo il coraggio di dire che nel passato i miei figli non possono portarselo sulle spalle, noi questo sud non lo faremo crescere mai. E se il sud non cresce, non cresce l'Italia. Mi scuso perché sono un chiacchierone, lascio la parola a Teresa Bellanova, non voglio allungarmi oltre, perché presentare Teresa per me è quasi impossibile, perché è uno dei personaggi politici che in assoluto più stimo e più amo. Teresa, prego. Grazie Ciro, grazie ai partecipanti a questo confronto e a chi ci sta ascoltando. Noi credo che abbiamo il compito anche di rendere chiaro alle persone le cose che ci stanno vedendo impegnati per fare che cosa? Per dare una risposta a quelli che sono i bisogni degli uomini e delle donne. E noi siamo partiti proprio da questo. Tu, Ciro, mi facevi una domanda. Il riformismo, ecco, oggi il riformismo si misura proprio con questo, con il coraggio di scegliere, con il coraggio di dire parole chiare. Noi lo abbiamo detto negli anni passati, continuiamo a dirlo ancora adesso, questo paese ha bisogno di riconnettersi e questo paese riesce a ripartire se ha uno sviluppo a trazione meridionale. Noi lo abbiamo detto anche nel 2019, quando abbiamo visto e letto i rallentamenti dell'economia in Italia. Ce lo dicevano non solo l'Istat, la Svimez, tanti altri organi, ma ce lo dicevano le persone, ce lo dicevano le imprese, quelli che avvertivano l'appesantimento delle condizioni economiche. E noi allora abbiamo avanzato una proposta. Una proposta che abbiamo chiamato Italia Shock. E che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che in questo paese ci sono 120 miliardi di risorse ferme, non di risorse che dobbiamo andare a trovare, che dobbiamo andare a chiedere, di risorse ferme. E ci sono opere per 120 miliardi che possono partire subito, che possono essere immediatamente cantierabili. E su questo noi ne facciamo una battaglia per dire che bisogna superare tutte quelle lentezze, quelle burocrazie, tutte quelle pratiche che mettono in discussione la possibilità di far ripartire l'economia e di far ripartire il Mezzogiorno. E con Lella Paita, che è una nostra deputata, che attualmente è presidente della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici del Camera,
abbiamo ingaggiato una battaglia forte, convinta, anche quando venivamo accusati di fare propaganda, quando c'erano quelli che con un'alzata di sopracciglio ci dicevano: oh, quanto sono ricchi questi di Italia Viva, ma dove li vanno a prendere 120 miliardi? Si è continuato a perdere tempo, ma noi non ci siamo scoraggiati. Abbiamo indicato le opere, abbiamo detto quello che si poteva fare e come si poteva fare. E si poteva fare utilizzando strumenti che erano stati già utilizzati per realizzare Expo a Milano e poi per realizzare il ponte a Genova. Siamo andati avanti con questa battaglia e a luglio dell'anno scorso, dopo mesi e mesi di confronto, siamo riusciti ad avere in Parlamento un provvedimento, il cosiddetto decreto legge semplificazioni. Non era soddisfacente, non lo è ancora, tant'è che poi dirò qualcosa anche su questo. Ma da lì siamo partiti per realizzare quella battaglia che noi portavamo avanti, appunto il mettere in pista dei progetti con le risorse già stabilite e definite per far ripartire il paese. È arrivato dopo tempo e quindi un confronto molto lungo, secondo me eccessivamente lungo, ma siamo riusciti questo mese a fare, con la firma del ministro Giovannini e del presidente del Consiglio Mario Draghi, a fare il decreto di nomina dei commissari con le opere che erano state individuate e portate in Parlamento e avuto il parere da parte delle relative commissioni. Che cosa c'era e che cosa c'è in questo primo pezzo di Italia Shock che noi sentiamo di poter dire si sta realizzando? Ci sono 57 opere pubbliche, piccole e grandi, ma opere pubbliche necessarie per migliorare la condizione di vita delle persone e delle imprese, necessarie per permettere al nostro paese di ripartire con maggiore forza, necessarie per dare una maggiore connessione al nord e al sud dell'Italia. E queste 57 opere e gli 82,7 miliardi sono impegnati in questo modo: 21,6 miliardi al nord, 24,8 nel centro dell'Italia, 36,3 miliardi destinati alle opere esclusivamente per il Mezzogiorno. Siamo soddisfatti? Non ancora. Questo è un primo pezzo, un pezzo importante. Stiamo continuando a lavorare e adesso bisogna rapidamente, senza far passare un altro anno e mezzo, ma dobbiamo farlo nel giro di settimane, bisogna individuare le altre opere e bisogna fare il decreto e per le opere e per i commissari, perché dobbiamo arrivare a saturare quei 120 miliardi di cui parlavo prima, perché ora siamo in condizione di farla. Ora al Palazzo Chigi, a presiedere il Consiglio dei Ministri, c'è una persona che non ha paura, come aveva paura Conte, di fare debito buono. C'è stata una grande resistenza da parte del passato Presidente del Consiglio sul debito buono. Si pensava che con i bonus, con l'assistenzialismo, si potesse governare una fase così complicata per il nostro Paese, che è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza sanitaria, ma c'erano già problemi prima ancora dell'arrivo del Covid-19. Allora, adesso noi abbiamo chiaro che con il bonus e con l'assistenzialismo non si esce da questa situazione di grave difficoltà. C'è bisogno di fare investimenti, c'è bisogno di rimettere in movimento quei settori che hanno e hanno sempre avuto e devono avere una funzione anticiclica, quindi far ripartire complessivamente l'economia, perché altrimenti con i bonus e con l'assistenzialismo il rischio più grande che si corre è quello che molte imprese purtroppo sono destinate a chiudere. Alcune stanno in piedi perché c'è il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, ma purtroppo rischiano di non avere una prospettiva, e insieme a questo si rischia di non avere persone adeguate nelle competenze per far fronte a quello che serve, ai nuovi lavori
che si devono fare. Quindi noi puntiamo molto sullo sblocco complessivamente di quelle opere e di quelle risorse, e insieme a quello noi puntiamo ovviamente, come richiamava già Ciro, a dare corpo e grande risposte al Mezzogiorno con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E qui voglio dirlo con molta nettezza. A noi non basta il 34% per il Mezzogiorno, e su questo, con tutti quelli che nel governo e nel Parlamento e nel Paese sono convinti di questa battaglia, noi stiamo insieme. Non basta il 34% perché significa andare sulla spesa storica. Il Mezzogiorno deve avere molto di più risorse, e su questo si sta lavorando con il Presidente Draghi e i vari ministeri. Perché abbiamo bisogno di avere più risorse per il Mezzogiorno? Perché non è che l'Italia ha avuto, rispetto agli altri paesi europei, molte più risorse per il recovery perché si è stati bravi a contrattare. Molte risorse in più le abbiamo avuto semplicemente perché l'Italia è il paese che ha il più grande divario tra il nord e il sud. E quindi queste risorse arrivano perché questo divario deve essere recuperato, perché i cittadini dell'Italia devono avere tutte le stesse opportunità, a prescindere se vivono in Campania, in Sicilia o nel nord dell'Italia, in Veneto o in Lombardia. Quindi per fare questo c'è bisogno di dare più risorse, c'è bisogno di far partire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è sicuramente, a mio modo di vedere, una boccata d'ossigeno importante ed è il motore per rilanciare un vigoroso sviluppo delle opere pubbliche e dei cantieri. E le nostre grandi e anche piccole e medie imprese pubbliche e private, che sono state, diciamo, negli anni bloccate, che hanno bloccato programmi di investimento importanti anche su scala nazionale, oggi possono vedere la possibilità di ripartire e di mettere in pratica quei grandi e quegli importanti progetti. Come lo dobbiamo fare? Con un occhio sempre vigile ai grandi temi che poi interessano i nostri territori. E lo dico sapendo di parlare in un contesto come quello campano, dove non sempre tutto è andato bene, a partire dal consumo di suolo, al dissesto idrogeologico e non solo. Allora, la sfida che noi abbiamo dinanzi è una sfida che parla di efficientare per esempio le autostrade, parla di alta velocità e di alta capacità ferroviaria, parla di aeroporti che devono essere sempre più funzionali allo spostamento delle persone, a rafforzare quella possibilità che l'Italia ha di avere un turismo di altissima qualità e anche un turismo che viene da paesi più lontani. Pensiamo di efficientare i porti, pensiamo per esempio alla banda larga, che non deve stare solo nel centro delle grandi città, ma deve arrivare anche nelle periferie e deve arrivare nelle zone dell'interno, perché parliamo tanto di fronte all'emergenza sanitaria di distanziamento, ma ci rendiamo conto che nel corso degli ultimi decenni le persone si vanno sempre più concentrando nelle grandi città e noi abbiamo la necessità invece di ripopolare le aree interne, ma ripopolare le aree interne con politiche che portano la banda larga anche dove c'è un non convenienza a portarla. Perché se ai ragazzi e alle ragazze noi dobbiamo dire, insieme alle loro famiglie o alle imprese, dobbiamo dire che è utile spostarsi e ripopolare le aree interne, li dobbiamo mettere in condizione di vivere avendo i servizi e avendo la stessa possibilità di accedere ai servizi che si ha vivendo nelle aree centrali. Ecco, e tutto questo attiene anche alle reti energetiche, ai gasdotti, agli acquedotti, secondo un paradigma che tanto a noi è caro, che l'economia green non si fa decantando, l'economia green si fa rispettando la terra nella quale viviamo,
creando le condizioni per mettere le persone nella possibilità di avere lavoro, reddito e di vivere in modo dignitoso. Ecco, si può fare questo e si deve fare insieme ad un profondo ammodernamento della pubblica amministrazione, perché ogni sapere, ogni competenza sia votata proprio a questo. Diceva Ciro, noi non siamo in condizione, noi dobbiamo rafforzare la struttura degli enti locali, dobbiamo dare servizi laddove non si è in grado magari di progettare, dobbiamo permettere, insieme a quei primi sbocchi di assunzioni che sono previste dall'attuale governo, noi dobbiamo rafforzare questa possibilità, perché gli enti locali sono lo strumento più vicino ai cittadini, che più possono raccogliere, che raccolgono le esigenze che stanno nel territorio. Quindi in sostanza noi dobbiamo muoverci con più facilità per programmare e sbloccare le grandi opere che sono sospese e incompiute, ma anche le piccole opere che servono, perché magari a volte basta una piccola opera che è fondamentale per permettere a un porto, per permettere a un aeroporto di poter esplicare al meglio la propria funzione. Dobbiamo farlo all'insegna dell'economia circolare e del rispetto, come dicevo prima, della nostra terra, perché lo dobbiamo fare mettendo a valore tutto quello che abbiamo imparato nel nostro agire, quello che abbiamo imparato per rispettare complessivamente l'ambiente. Io credo che questo si può e si deve fare, e dobbiamo farlo non solo, come dicevo prima, immaginando e progettando delle opere, non solo andando a recuperare quelle opere che magari non sono state mantenute e che creano disastri talvolta e creano grandi problemi, dobbiamo farlo facendo un intervento importante anche nella direzione che veniva richiamato da Ciro, che è quella della semplificazione. Noi dobbiamo sburocratizzare, sbloccare opere, velocizzare la realizzazione delle opere. Quindi importante il lavoro di progettazione che si sta facendo con il recovery, con il piano nazionale di ripresa e resilienza, ma insieme a questo, così come abbiamo convenuto con il presidente Draghi nell'incontro che abbiamo avuto lunedì sera, c'è bisogno di fare un decreto legge che punti a semplificare, a sburocratizzare. Questo decreto il presidente Draghi si è impegnato a farlo nel mese di maggio, perché noi riusciremo a non far rimanere le risorse importanti che l'Europa ha destinato all'Italia lì dove stanno adesso in Europa, noi riusciremo a non farli rimanere lì se faremo una buona progettazione e se attrezzeremo una strumentazione di semplificazione in grado di spendere nei tempi che sono stati definiti le risorse che abbiamo. Io credo che questo noi lo dobbiamo fare, e concludo perché sono stata già troppo lunga, lo dobbiamo fare perché questo paese, perché l'Italia, perché gli uomini e le donne di questo paese hanno bisogno di fiducia, e noi dobbiamo ridare fiducia, dobbiamo dare slancio, dobbiamo dare energie a un paese che è provato dalla pandemia, ma anche tante energie, tante competenze e soprattutto tanti ragazzi e tante ragazze nel Mezzogiorno che devono avere una possibilità per realizzare i propri sogni, e questo lo dobbiamo fare anche con la buona amministrazione e con il buon governo. Grazie Teresa, basta leggere qualche commento per renderci conto della portata della sfida che abbiamo di fronte. Dario Gargiulo chiede lavoro. Io sono sindaco di una città dove c'è il 60% di disoccupazione giovanile. Con quale coraggio vado a dormire se non ci metto tutta la forza che ho a disposizione per utilizzare queste risorse? Ecco, c'è un altro amico che chiede per la città di Ercolano, chiede le fogne nella zona alta, perché ad Ercolano ci sono circa 6.000 residenti che non hanno ancora le fogne. E perché? Perché la gara d'appalto è stata fatta, perché c'è stata l'interdittiva antimafia dell'azienda che ha vinto l'appalto, perché era l'unica azienda che aveva partecipato alla gara, insomma, burocrazia. Allora, io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo straordinario, come hai detto tu, Teresa,
per colmare il divario che c'è tra nord e sud. Perché diciamoci la verità, noi siamo tutti quanti uomini del mezzogiorno, ma vogliamo dirci che è la stessa cosa fare la didattica a distanza in una città dell'entroterra, della Campania o della Puglia o della Basilicata rispetto al centro di Milano? Certo che non è la stessa cosa. Vogliamo dirci che è la stessa cosa fare la didattica a distanza in una famiglia in cui si vive in 10 in una stanza e non si mette insieme pranzo e cena piuttosto che una famiglia agiata? Certo che non è la stessa cosa. Qualche anno fa avremmo detto mal comune mezzo gaudio. Adesso Teresa non è più così. I miei figli si confrontano con i coetanei che sono nel mondo grazie alla tecnologia, non soltanto con i coetanei della propria città. E dobbiamo avere il coraggio di dirlo, che se non acceleriamo e non colmiamo il divario che c'è tra nord e sud, noi abbiamo perso la nostra sfida generazionale. Quindi grazie per il coraggio con cui hai detto delle cose in maniera chiara. Lascio la parola adesso ad Alessandro Di Ruocco. Come vi dicevo, è il presidente dei Giovani Industriali Napoletani. Io per presentare Alessandro voglio dirvi una cosa che mi è capitata qualche giorno fa, quando ho incontrato un suo ex dipendente. Ecco, per capire la qualità della persona che abbiamo di fronte, basta ascoltare i suoi dipendenti e le parole straordinarie che i suoi dipendenti usano per lui. Se tutte le imprese riuscissero a gestire il rapporto con i dipendenti come una grande famiglia, probabilmente questo sarebbe un paese migliore. Prego Alessandro. Ciro, ti ringrazio. Mi sentite? Perché ho avuto qualche problema di collegamento. Ok, perfetto. Ciro, ti ringrazio. Ringrazio te soprattutto per questa opportunità di confronto con le istituzioni, in particolar modo appunto con l'onorevole con gli onorevoli e in particolar modo niente, come dicevi giustamente, sono sì, questo sicuramente dovrebbe essere il modus di ogni azienda, no? Appunto quello di comportarsi, di porsi con la diligenza del buon padre di famiglia, no? Quindi vedere l'azienda come un villaggio, no? E quindi prendersi cura di tutto quello che è l'ecosistema, di tutti quelli che sono gli stakeholders, quindi collaboratori, fornitori, partner, clienti. Questo sicuramente è il percorso in cui noi crediamo, in cui credono sicuramente i giovani imprenditori. Questo è un momento assolutamente drammatico, un momento di emergenza, una triplice emergenza, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale e da un punto di vista ovviamente economico. Forse l'unico aspetto positivo che mi sento di preservare, positivo, con il significato con il vecchio significato e l'opportunità che hanno avuto gli imprenditori, in particolar modo i giovani imprenditori, di fermarsi un attimo, di fermarsi e riflettere, avere quella riflettere nel medio lungo termine, anche avere quella prospettiva, avere quella visione di cui parla anche il presidente Bonomi, di cui parla anche il presidente Draghi. Ovviamente c'è questa grande opportunità che ci viene dall'Europa, la Next Generation, e quindi l'opportunità di investire in tutti quelli che sono i driver che sono essenziali per la crescita, quindi la digitalizzazione, la transizione ecologica, l'istruzione, la sanità, il turismo e chiaramente le infrastrutture che sono sicuramente il corpo integrato, no, del processo di sviluppo e la parte integrante dell'ecosistema. I giovani imprenditori, in particolare quelli del Meridione, sono sempre stati resilienti, no? Quindi avendo questo ecosistema avverso, sicuramente non ne possono più ad avere delle infrastrutture che sono sotto standard e sicuramente non più coerenti con quella che è l'attuale geografia della produzione e dei consumi. Quindi ben venga appunto l'alta velocità, come diceva il vice ministro Enrico Bellanova, che parlava appunto della possibilità di raggiungere tutti quei paesi che non sono ancora raggiunti, no? che sono difficilmente raggiungibili. Ben vengano le strade, ben vengano le infrastrutture idriche, ben vengano i porti, in particolar modo mi riferisco al porto di Napoli, e da qui appunto la grande opportunità di fare di Napoli quel hub che faccia da collante tra l'Europa e il Mediterraneo. Ora che l'Europa è diventata, è sempre più Europa, è necessario cogliere anche questa opportunità dal mio punto di vista. Ovviamente queste sono tutte opere che devono essere cantierate nel 2023 e nel 2026 devono terminare. Abbiamo N munizioni, ma
ahimè, non abbiamo le armi. Quindi quali sono le armi? Sono necessarie sicuramente le riforme, in primis sicuramente quella della giustizia, quella penale, quella civile, quella amministrativa. Si stima un 3% di PIL mancante scaturiti, causanti, che sono causati appunto dalla giustizia che purtroppo è lenta, per passare poi alla semplificazione della pubblica amministrazione, che deve essere digitale, deve digitalizzarsi, le imprese lo stanno facendo, è bene che lo faccia anche la pubblica amministrazione, che sia più giovane, che sia più competente, soprattutto nella fase progettuale, nella fase esecutiva, soprattutto anche in quella che la fase autorizzativa, quella della cantierabilità dei progetti. L'Italia purtroppo è maglia nera per tutti i soldi non spesi negli ultimi anni, per tutti i fondi europei non spesi negli ultimi 10 anni. Quindi ben venga anche il modello Genova che snellisca e superi particolari lentezze burocratiche, ma attenzione a prestare sempre un occhio a quella che è la trasparenza, la competitività. Infatti le imprese investono in questo momento ancora di più, stanno investendo in quella che è la digitalizzazione, in quella che è nella formazione, nei mezzi, nell'innovazione, nel capitale umano, appunto, no? Quello di cui parlava prima Ciro. Quindi le imprese necessariamente da questo percorso sano, da questo percorso virtuoso, devono trovare giovamento da un mercato che deve essere comunque sempre meritocratico e deve essere sprone per tutte quelle aziende che investono in un mercato che è sempre più globale. Quindi ok i progetti, ok le riforme, sono necessarie le riforme, quindi, ma in questa fase in cui è necessaria programmazione, ma necessaria anche l'accelerazione, ben venga il piano Italia Shock. Ho letto tra l'altro negli ultimi si parlava appunto dei tecnici della pubblica amministrazione, che dovrebbe essere appunto quel booster, no? Che può rendere più veloce, performante e competente la pubblica amministrazione. Si parla di 2.800 tecnici, i 29 commissari per le 57 opere pubbliche, per un totale di circa 83 miliardi. Noi ovviamente vediamo positivamente questo modus operandi. Tra l'altro, tra i giovani imprenditori, almeno per quanto riguarda Napoli, a volte si parla anche di un ente, perché no, che possa presiedere quelli che sono tutti i lavori, soprattutto quelli del meridione. E quindi mi collego a quello che diceva appunto l'onorevole Bellanova quando parlava del sud, dell'importanza del sud, delle infrastrutture al sud, quindi del 50% di infrastrutture che necessariamente deve venire a meridione. Per ogni euro speso al sud c'è uno studio dello Svimez che parla di ogni euro speso al sud c'è un ritorno del paese dell'1,3, quindi c'è un 25% di redditività in più per le aziende del nord, ed è così che evidentemente si raggiunge quella sostenibilità, no? Quei progetti sostenibili, quella sostenibilità che ovviamente è triplice, non è solo ambientale ma è anche sociale e soprattutto economica. Si parlava prima, appunto, l'onorevole parlava del debito buono, quindi quegli investimenti sostenibili che ad alto rendimento, che siano in grado di sostenere e colmare anche il debito pubblico che è ai massimi storici. Così possiamo sfruttare tutte le opportunità, possiamo sfruttare l'opportunità del reshoring che sta arrivando, che è arrivata nell'ultimo anno, possiamo diventare credibili, più attrattivi per noi stessi e soprattutto per gli investitori esteri. Questo riteniamo che sia il percorso giusto. In questo percorso ci crede l'Europa per due motivi. Ci crede l'Europa innanzitutto perché il piano dell'Europa si chiama Next Generation, quindi evidentemente crede nei giovani. E poi un altro aspetto in cui crede l'Europa, in cui l'Europa ritiene che evidentemente la ripartenza, la rinascita, la ricrescita deve partire necessariamente dal sud, è perché, come giustamente diceva l'onorevole, è questa la coesione socio-economica era la condizione sine qua non per accedere a questi finanziamenti, no? Si parlava del finanziamento in base al reddito pro capite e alla disoccupazione. Quindi noi crediamo fortemente in questo percorso, che, attenzione, non è una battaglia meridionalista, ma è assolutamente europeista. Ovviamente questo percorso
non è più un'opportunità, non ci sentiamo più di chiamarlo opportunità, ma una strada obbligata e necessaria, è questione di sopravvivenza. Noi dobbiamo rinascere a valle di questo momento, con il post-Covid noi dobbiamo necessariamente rinascere, ricrescere come produttività, come produttività, come PIL. Noi giovani imprenditori crediamo molto, come dicevo, in questo percorso, innanzitutto perché siamo giovani e quindi ovviamente c'è coraggio, c'è forse non io personalmente, ma i giovani imprenditori, i giovani associati che rappresento, sicuramente si stanno approcciando a questa pandemia con coraggio, con tenacia, con passione, con voglia di fare. Questa è la generazione post-Covid che forse non è stata neanche contagiata da quello che era il mondo prima del Covid. Da qui a 10 anni circa 1 milione di imprese vivranno un passaggio generazionale, quindi ci sarà una governance giovane, ci sono giovani che sono aperti al management esterno, quindi manager in grado di fare scelte rapide, veloci, competenti. Quindi noi giovani crediamo in questo percorso perché siamo giovani, perché siamo imprenditori e le imprese sono necessariamente, sappiamo che sono la struttura portante dell'Italia, sono l'esoscheletro del nostro paese, e perché evidentemente, come diceva anche Ciro, siamo Napoli, che rappresentiamo un po' simbolicamente, siamo la capitale del Mezzogiorno. Quindi siamo convinti che per uscire da questa crisi, per rinascere evidentemente, non basta metà popolazione, non bastano metà energie, non bastano metà idee, ma è necessaria la forza, tutto il potenziale di tutti i talenti, di tutti i talenti di tutta l'Italia, ma soprattutto di tutta l'Europa. Grazie Alessandro, e complimenti, io sono d'accordo con te. Riusciamo intorno a questa spesa importante, a questi investimenti importanti, a creare un indotto sociale attraverso le imprese sane, perché se le imprese sane riescono ad investire con serenità e con tranquillità, probabilmente il nostro Mezzogiorno riesce a trattenere tante eccellenze, tante intelligenze che altrimenti purtroppo vanno via. A proposito di eccellenze e intelligenze, c'è Filippo Coppola che in maniera un po' polemica, un nostro amico, tra le domande dice: noi dobbiamo formare una classe dirigente nel Mezzogiorno, una classe dirigente, una classe politica nuova, perché al Sud spesso i politici hanno pensato soltanto al consenso, a essere rieletti. A me questa mi dà uno stimolo importante, perché mi sento parte in causa e credo che noi quattro, noi tutti, dobbiamo avere il coraggio di far cambiare idea a tanta gente che invece è rassegnata. Purtroppo per tanti giovani del Mezzogiorno la politica è qualcosa dalla quale difendersi, l'imprenditore è qualcuno dal quale scappare per evitare di essere sfruttato. Noi dobbiamo avere il coraggio di metterci la faccia e cambiare questo paradigma. Se riusciamo a intercettare la fiducia dei nostri giovani e dei nostri cittadini, e allora avremo vinto due volte, non soltanto perché realizzeremo le opere, ma perché ci sarà maggiore entusiasmo. E poi una cosa che mi ha colpito molto, Franco Castrovillari ci invita ad investire, a investire soprattutto nel centro nelle aree interne. Perché, e mi ricollego a ciò che ha detto Adelina Padula, quando parla di tanti giovani che sono andati via e che dovrebbero tornare. Perché se noi riusciamo a investire nel centro delle aree interne, grazie allo smart working, il Sud può diventare un grande hub del lavoro a distanza. Negli anni 80, 90, negli anni 2000, tante eccellenze sono andate via dal Mezzogiorno, non con la borsa di cartone, con la valigia di cartone, ma con gli smartphone. Sono andate via i manager, le nostre migliori menti. Se noi riusciamo a investire in tecnologia ed infrastrutture, tanti manager tornerebbero nel Mezzogiorno e probabilmente potrebbero ripopolare quelle aree interne che invece adesso purtroppo sembrano un po' abbandonate. Io adesso lascio la parola a Luigi. Grazie Ciro. Grazie molte per l'invito intanto. Saluto Teresa, saluto il nostro amico
imprenditore. Il tema ovviamente mi tocca molto da vicino perché ho seguito da sempre il tema del Mezzogiorno. Infatti vorrei innanzitutto dire che queste politiche per il Sud sono state avviate durante il governo Renzi nella scorsa legislatura, quando c'è stato il Masterplan per il Sud, poi c'è stato il provvedimento Sblocca Italia che ha fatto sì da sbloccare un'infrastruttura molto molto importante che è appunto l'infrastruttura che passa sotto il nome di Napoli-Bari, che in realtà è la ferrovia che collega Napoli, Bari, Lecce e Taranto. A questo proposito io vorrei dire che c'è uno studio della Svimez che è stato riportato nell'ultimo rapporto che è molto significativo perché invita a sfruttare questa infrastruttura ovviamente non solo per il traffico passeggeri ma soprattutto per il traffico delle merci e questa infrastruttura deve servire a mettere in correlazione quattro zone economiche speciali che sono state individuate durante il governo Gentiloni, cioè Napoli, Bari, Taranto e Gioia Tauro. C'è questo quadrilatero al cui interno vivono 12 milioni di cittadini, per ricollegarmi anche con quello che diceva Ciro. Quindi vanno create una serie di piattaforme logistiche intermodali collegate alle stazioni in modo tale che questa infrastruttura diventi un riferimento, una vera piattaforma logistica all'interno del Mediterraneo. E a questo proposito io voglio lanciare anche una sollecitazione alla nostra amica Teresa Bellanova, e cioè spesso nei documenti del governo si liquidano i porti del sud come porti prevalentemente a vocazione turistica. Invece diceva anche il rappresentante di Confindustria che è intervenuto prima di me, giustamente bisogna puntare invece sui porti per le imprese del sud. Troppo spesso in Italia i governi anche quelli che hanno preceduto il governo attuale, hanno puntato esclusivamente su Genova e Trieste, anche come riferimento per la Via della Seta cinese. Invece noi dobbiamo puntare sui porti del Mezzogiorno, quindi Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro, ma anche Catania e Palermo. Abbiamo bisogno di infrastrutture materiali, ma come diceva Teresa, anche di infrastrutture immateriali e di infrastrutture sociali. Bisogna attrarre persone e attrarre investimenti, non solo nelle aree interne, ma in generale nel mezzogiorno. Bisogna trattenere i cervelli, lo diciamo tutti, ma bisogna lavorare molto anche sui servizi di cittadinanza, perché la questione meridionale ultimamente è diventata soprattutto una questione di cittadinanza. Quindi bisogna insistere sul potenziamento della sanità, dei servizi scolastici e oltre che della mobilità. Sostenere anche la strategia nazionale per le aree interne. Anche a questo proposito, la ferrovia Napoli-Bari con le sue 12 stazioni, molte delle quali stanno proprio nelle aree interne, è emblematica, è un esempio emblematico di un'infrastruttura a sostegno dello sviluppo delle aree interne, perché apre all'esterno le aree interne. E io, prima da sindaco, poi da parlamentare, ho avuto, diciamo, la fortuna, se vogliamo, di lavorare insieme a tanti amministratori irpini, a Confindustria, ai sindacati. Abbiamo dato vita ultimamente ad un protocollo per chiedere con forza la piattaforma logistica in adiacenza alla stazione Irpinia. Ci stiamo lavorando anche insieme a Teresa. Abbiamo avuto la conferma che questa piattaforma sarà inserita nel PNRR ed è fondamentale rispetto a quello che dicevo prima. Quindi coniugare trasporto delle persone con trasporto delle merci. Avere una piattaforma logistica al centro tra Napoli e Bari significa poter attrarre ulteriori investimenti in una zona dove c'è già industria italiana autobus e ci sono cinque aree industriali infrastrutturate. Io da sempre, Teresa, ho avuto, diciamo, anche quando mi sono candidato da sindaco per la prima volta, per me il mio slogan era, cioè la sfida è quella là di dimostrare che anche al sud si possono fare le cose per bene. Non solo al nord. E noi credo, insieme a Ciro, anche il tuo esempio dimostra che con caparbietà, con determinazione, si possono ottenere risultati al sud. E sicuramente si hanno più soddisfazione perché è più difficile rispetto ad altre parti del paese. E per questo, ricollegandomi anche al ragionamento che faceva prima Ciro sulla classe dirigente, è compito forse anche dei partiti nazionali, diciamo così, individuare e valorizzare le tante buone esperienze, le tante persone, i tanti amministratori validi che esistono, che ci sono, che ogni giorno lavorano nel sud. Tu dicevi la quota è il 34%. Come ricorderai,
con De Vincenti nel decreto Mezzogiorno fu inserita questa quota, che corrisponde alla quota di popolazione che vive nel Mezzogiorno. Dovrebbe essere, diciamo, normale, logico, che almeno il 34% degli investimenti nazionali vadano al sud, dove vive il 34% della popolazione. Eppure questo negli ultimi anni non è stato. Nonostante i fondi europei, i fondi europei dovevano essere aggiuntivi, alla fine sono stati sostitutivi. È mancata la quota del 34% di investimenti nazionali. Oggi con i fondi del Recovery Plan noi possiamo supplire a questa mancanza di fondi, i progetti ci sono, i cantieri sono stati sbloccati, entro il 2026 le opere vanno completate, ed è giusta la preoccupazione di Ciro, diciamo, cerchiamo di fare in modo da non ripetere gli errori del passato, ma io credo che anche questo vincolo europeo sia un vincolo positivo, perché ci dovrà spingere a completare le opere. E anche su questo, e poi chiudo per non essere troppo lungo, anche su questo, come sa bene Teresa, la Napoli-Bari è stata, diciamo, un esempio virtuoso, perché il commissario Gentile è riuscito a mandare in appalto tutti i lotti nei tempi stabiliti e forse anche in anticipo, e quindi probabilmente entro il 2026 la Napoli-Bari sarà completata, e poi bisognerà estenderla a Lecce e Taranto. Ma è fondamentale, Teresa, credo che tu ti debba intestare questa battaglia, fare in modo che questa infrastruttura diventi anche un'infrastruttura per lo sviluppo dei territori attraversati. Grazie. Ah, chiedo scusa, voglio aggiungere solo una cosa, Ciro, permettimi. Figurati. Voglio dire questo, che l'importanza di questa infrastruttura al sud è che i territori partecipano alla realizzazione delle infrastrutture. Non ci sono... Nel sud non esistono comitati NOTAV o NOTAC, non solo, ma ultimamente sono nati dei comitati per chiedere un'ulteriore ferrovia tra Eboli e Calitri. Mi hanno chiesto di ricordarlo, chiedono un incontro con Teresa Bellanova, così come si chiede di fare presto sull'elettrificazione dell'Avellino Benevento Salerno. Quindi è bello vedere che i cittadini del sud chiedono di fare presto e di fare bene. Che bello, Luigi, l'ultima precisazione che hai fatto ci rende orgogliosi, perché i nostri cittadini non vogliono più stare lì con il cappello in mano a chiedere assistenzialismo e reddito di cittadinanza, ma vogliono lavoro, e il lavoro si realizza soltanto se siamo capaci di creare infrastrutture. Non possiamo, anche il turismo, la cultura che Teresa ha citato, non possono rappresentare un vero motore per il nostro sviluppo se non creiamo delle infrastrutture, aeroporti, porti, ferrovie, alta velocità. Quindi bene, io credo che noi come società del Mezzogiorno siamo sulla strada giusta. Prima di salutarci, io vorrei lasciare la parola adesso al vice ministro Teresa Bellanova, affinché possa raccogliere le sollecitazioni che sono arrivate in questo dibattito, anche tra i commenti. Perché la primavera delle idee è questo, è una politica che parte dal basso, dove chiunque, anche con un commento, anche con un messaggio, anche a volte con una critica o una polemica, può contribuire a far crescere a noi e a far crescere il paese. Prego, Teresa. Grazie, grazie Ciro, grazie a tutti. Credo che abbiamo impegnato un'ora con grande attenzione e anche con rispetto per le persone che ci seguono, perché ho visto davvero, diciamo, interventi di merito, e non possiamo concludere questo nostro confronto, e io credo che dobbiamo lasciarlo aperto, perché ci sono tante questioni che ancora dobbiamo affrontare, e poi Ciro magari ci programmiamo per altri approfondimenti, magari una volta che è stato definito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dico questo perché noi abbiamo chiaro, e credo che le persone che stanno qui, io, diciamo, avevo avuto l'opportunità ministra dell'Agricoltura di stare in Campania, di andare a Napoli e fare un incontro con gli imprenditori proprio presso Confindustria Napoli, e lì noi avevamo parlato di piano shock, avevamo parlato di come bisogna investire sulle infrastrutture per rendere il paese più competitivo e per migliorare la condizione di vita delle persone. Noi dobbiamo continuare a fare questo lavoro, perché io sono d'accordissimo con tutti voi: il Sud non ha bisogno di assistenzialismo. L'assistenzialismo è finalizzato esclusivamente a tappare le ali alle persone che noi abbiamo fatto formare, ai nostri figli, a quei ragazzi che abbiamo sostenuto nel percorso di studi, per il quale le famiglie spesso si sono indebitate per mandarli nelle università dove pensavano di avere maggiori opportunità, e poi rimangono disoccupati o sono costrette ad andare
in altri territori e spesso anche fuori dall'Italia. Noi sappiamo che né il reddito di cittadinanza né altri interventi similari sono utili per dare un futuro a queste persone. Allora dobbiamo continuare il nostro impegno, dobbiamo rafforzarlo e creare sempre di più la cultura dello sviluppo sostenibile nel Mezzogiorno, dove ci sono imprese, dove ci sono professionisti, dove ci sono amministratori, dove ci sono persone che hanno grandi competenze e anche altissimo senso civico. Noi dobbiamo mobilitare tutte queste coscienze e dobbiamo farlo intorno a progetti credibili, a progetti che devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Non dobbiamo mai smarrire questa consapevolezza, perché se non c'è la sostenibilità economica sui progetti, la sostenibilità ambientale non riesce a realizzarla. Al massimo avrai le aree interne abbandonate, avrai imprese che avranno grandissime difficoltà e saranno consegnate poi alla chiusura o addirittura al fallimento. Allora noi tutto quello che dobbiamo immaginare deve avere al centro questo: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, sostenibilità economica. Il recovery deve essere incentrato anche su questo e deve rispondere ai bisogni veri che ha il nostro paese. Oggi abbiamo parlato di una parte delle infrastrutture, ringrazio anche sia l'imprenditore per l'importante contributo che ci ha dato e Luigi per aver fatto riferimento anche alla questione delle merci. Noi dobbiamo ritornare a discutere attentamente, per esempio, su che cosa può e deve rappresentare la logistica per il Mezzogiorno, perché le imprese del Mezzogiorno, che producono spesso prodotti di eccellenza, hanno una difficoltà in più e noi lì non rispondiamo con la mozione degli affetti. A quelle difficoltà si risponde con progetti concreti e attivando una rete che deve essere sempre più di maggiore qualità e deve mettere le nostre imprese in condizioni di far arrivare i loro prodotti in quei mercati che sono sempre più lontani e però sono i mercati dove ci sono i consumatori che si possono permettere il costo del Made in Italy per avere un lavoro di qualità e la dignità delle persone rispettate. Quindi su tutti questi temi noi ci possiamo dare appuntamento a un altro incontro e nel frattempo raccogliamo tutte le domande che sono arrivate nel corso di questa ora che siamo stati insieme, perché sarà mia cura e cura di tutti noi di dare risposte anche per iscritto, perché le persone che noi stiamo contattando, che stiamo invitando a confrontarsi con noi, sono persone che ci dicono che non è vero che in Italia non c'è bisogno di politica e non c'è voglia di politica. Sono persone che invece ci dicono che c'è tanta voglia di buona politica, ma di una politica che non vende chiacchiere, che ascolta e che sa trasformare l'ascolto anche in proposte concrete. Io vi ringrazio per questa opportunità e vi abbraccio e vi do appuntamento al momento in cui vorrete riorganizzare un'altra iniziativa e magari scendere ancora più nel dettaglio rispetto ai temi che stasera abbiamo affrontato. Buonasera. Grazie Teresa, soprattutto grazie a tutti quanti voi. Quello che è emerso da questo dibattito è che al governo Mezzogiorno, e quello che è emerso è che l'Italia riparte soltanto se ha trazione meridionale. Quindi, amiche ed amici, rimbocchiamoci le maniche perché adesso tocca a noi. Grazie Luigi, grazie Alessandro, grazie Ciao, Teresa, grazie a te, grazie, grazie a tutti quanti. Ciao, buonasera. Grazie a tutti. Grazie ciao, per ciao. Questa grande opportunità, grazie. Grazie. Grazie.